Salve a tutti, fratelli e sorelle, Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Benvenuti in questo appuntamento di messaggi e profezie. E andremo ad analizzare, cari fratelli e sorelle, andiamo a meditare più che altro, ecco, il messaggio di Anguera del 22 di ottobre 2020 e dice questo: cari figli, amate e difendete la verità, vivete nel tempo delle grandi confusioni spirituali, state attenti perché ancora avrete lunghi anni di dure prove. La vostra arma di difesa è nel Vangelo e negli insegnamenti del vero Magistero della Chiesa del mio Gesù. Non temete, rimanete fedeli al mio Gesù, accogliete i miei appelli e testimoniate con la vostra vita che siete del Signore. La grande Babele si diffonderà ovunque e molti si allontaneranno dalla vera fede. Curate la vostra vita spirituale, dedicate parte del vostro tempo alla preghiera e all'ascolto della parola di Dio. Non vi dimenticate nell'Eucaristia è la vostra vittoria. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta e io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Bene, come avete ascoltato, che cosa ci dice in questo messaggio presunto di Anguera? Che stiamo vivendo in tempo di grandi confusioni spirituali. Non vi aggiungo nient'altro. Vedete davanti a voi quello che sta succedendo. E dice ancora: state attenti perché ancora avete lunghi anni di dure prove. Ma la cosa più importante che dice la Vergine Maria, ovviamente in questo messaggio presunto, che la vostra arma di difesa è nel Vangelo e negli insegnamenti del vero Magistero della Chiesa del mio Gesù. E come si può fare per avere tutte queste forze che arriva dal Signore, dalla grazia? Ah, dedicate parte del vostro tempo alla preghiera. Pregate e preghiamo, cari fratelli e sorelle. Ascoltiamo la parola di Dio e andiamo alla Santa Eucaristia. Perché la grande Babele si diffonderà ovunque e molti si allontaneranno dalla vera fede. Curate la vostra vita spirituale. Credo, cari fratelli e care sorelle, che la cosa più importante l'avete ascoltato bene all'interno di questo messaggio presunto, ma se non stiamo con Cristo non andiamo da nessuna parte. Quindi avanti nella fede e avanti in Cristo nostro, Signore Gesù, con la Beata Vergine Maria.